sono andato, non sono qua, sono a mezz'ora di macchina, sono nel mezzo del rotto, bussato, col cappuccino in mano. Cioè, erano nomadi, grazie. Mantiene il profilo basso. Io sono stato sulla gru e li ho visto dall'alto ed erano i ceti magici, quelli del grano, i ceti magici che pensavano fossero stati gli alieni a farli. Ecco, guardavo dei ceti magici, perché la grande straordinaria novità non è questa sul palco, che ormai ci conoscete tutti, io dico le stesse cose da 20 anni. La vera novità è che sono quei ceti magici lì, questa gente che parla con la scacciolina, la gente va lì e chiede, come buone notizie comune per comune. È bellissimo. Allora, e noi non dobbiamo divergere dagli obiettivi, siamo molto attenti, perché se partiamo con 10, 20, 40 punti di programma, la gente non ci capirà mai. Dobbiamo concentrarci due o tre cose. Uno è quella, sicuramente il nostro baluardo è il reddito di cittadinanza, che è un nuovo rapporto di lavoro con il lavoratore, Stato, imprenditore, un nuovo rapporto. Perché quando sono andato a Piombino e siamo andati con i nostri parlamentari a parlare di Piombino, che la regione contava un sacco di balle, 50 milioni entro per risanare, non ci stiamo mettendo sulla strada metà dei lavoratori. Dicevo, guardate che qui bisogna cominciare a fare un'altra cosa, pensare alle vostre famiglie, perché stanno arrivando due fratelli indiani che sono i più grandi produttori di acciaio del mondo e fanno quello che hanno fatto in Polonia e in Romania, prendono le aziende dell'acciaio, ci stanno un po' dentro, le spremono fino all'ultimo e poi le chiudono, non si creano concorrenti, loro che sono i più grandi produttori del mondo. Allora, se noi andassimo lì a trattare con quelli che perderanno il lavoro e ci andassimo con un reddito di cittadinanza, dire guarda che io non ti lascio, io sono lo Stato, non ti lascio, io ti do qualcosa perché ti garantisca la tua vita, perché il lavoro, signori, il lavoro, cercate di ragionare, il lavoro non è ancorato al reddito, non è ancorato al reddito, facciamo che distruggiamo questi due concetti incredibili che abbiamo sempre unito. Non è così, migliaia di persone, milioni di persone sono convinti di avere un posto di lavoro, ma non un posto di reddito. Fanno qualsiasi cosa pur di sopravvivere, e la sopravvivenza deve avere un reddito, non il lavoro. Signori! Il 40% delle persone hanno un reddito di lavoro, il 40%. Sono quelli che lavorano, percepiscono un reddito più o meno basso, più o meno alto. Il 40%. Il 20%, l'altro 20%, sono i figli, i nipoti, che vivono con quel reddito lì, quindi con reddito di transazione dei vecchi. Oggi sono i giovani che vanno in pensione con la pensione dei vecchi. Il vecchio è diventato il valore aggiunto di questa società e abbiamo bisogno incredibile, vecchi che muoiono ma non li seppelliscono più. Li mettono nei congelatori 2 o 3 anni e riscuotono la pensione per 2 o 3 anni. È un investimento della Madonna, perché fai ripartire l'industria dei congelatori. Cazzo, 100.000 vecchi all'anno muoiono. Pensa che industria potremmo fare con Ciovacci. Allora, se noi riuscissimo almeno a fare un ragionamento con questi economisti che non ne hanno azzeccato una. L'economista è quello, io dico, faccio un aneddoto per dirvi quello che aspetta, quello che non viene mai, non c'è un economista che abbia predetto la crisi del 2008, che è quella che stiamo pagando adesso. Hanno fatto un buco finanziario talmente enorme, perché e per colmarlo devono azzerare il welfare, azzerare scuola, sanità, pensioni, acqua pubblica, qualsiasi cosa. Sono le cose per cui mio padre, tuo nonno, hanno dato magari la vita, hanno fatto la guerra e ce li facciamo buttare via. Però il welfare è un linguaggio, se dai quello non è più un linguaggio, è Jobart, è una legge
economica che ha fatto la Germania, non l'abbiamo fatta noi. Lei è andato là e ha preso il job out di Stegen nel 2003-2005. Schröder ha fatto la legge job out, mini job. E cos'era? È l'invenzione per far salire l'occupazione. Prendi uno che ha un reddito da lavoro a tempo indeterminato, lo licenzi e ci mette al suo posto tre con reddito precario a minor costo. Quindi tu aumenti l'occupazione, ma le ore lavorate sono sempre le stesse. È una grandissima presa per il culo che non ha neanche funzionato in Germania. Noi stiamo facendo in Europa alla fine che ha fatto la DDR. La DDR non ne parla più nessuno. Quando c'è stato l'eliminazione del muro, hanno fatto un referendum nella DDR, l'85% dei tedeschi di là non volevano andare dall'altra parte, sono andati dall'altra parte e oggi non esistono più. Signore, ora! E poi questa Germania che si spaccia per questa etica che dovremmo avere noi, gli italiani. Italiani sono andati qualche volta in Europa, ti guardano proprio dall'altro braccio, come dire, voi mafia, voi così, elusioni, voi corruzione, ma cosa cazzo dite? Loro hanno un'economia in nero, la shadow economy, questa è Fritzke, è presidente, è uno studente, è uno studioso universitario di Linz, su cui vertono tutte le indagini dell'economia europea, dice che il nero, mafia, corruzione, nero, sottovalutazioni e evasioni fiscali in Germania sono pari a 350 miliardi. Non lo dico io, lo dice quello, l'istituto su cui fanno poi in fronte tutte le analisi dell'Ocse. 350 miliardi di nero contro l'Italia che ne ha 320, fanno 30 miliardi di nero più di noi. 30 miliardi di nero e vengono a dirci che cosa dovremmo fare, cosa fare. Qui c'è da concentrarsi bene di che cosa dobbiamo fare adesso. Adesso a novembre iniziamo di nuovo a essere sul territorio con i banchetti, con firme. Cominciamo a prendere le firme per una legge popolare. E le ricordate la nostra legge popolare? Chi è delinquenti dal Parlamento, due legislature, loro di preferenza. C'è 350.000 firme in un giorno buttate nel cesso. Adesso è cambiata la situazione, faremo una legge popolare per uscire dall'euro, porteremo lì 3, 4, 5 milioni di firme in Parlamento e il Parlamento, anche se non è costretto dalla Costituzione a discutere, si troverà costretto a discutere perché dentro ci sono 150 parlamentari del Movimento 5 Stelle. È una cosa fantastica e vedremo che avrei fatto, vedremo se la Lega che ha fatto la sua campagna contro l'euro, vedremo se voterà il referendum, vedremo una parte di Forza Italia che lo via, ve lo ricordate, il supernavo, Brunetta, che ha detto via dall'euro subito. Allora via dall'euro, hanno terrorizzato le persone, ci sono almeno 3 premi Nobel, anche se non mi fido dei Nobel in economia. L'economia non è una scienza, è la matematica una scienza. Ma visto che un matematico si era trombato la moglie di Nobel, ha spostato il presidente economista. Va bene. Va bene, è un economista. Le soluzioni sono sempre molto semplici. Quindi il discorso è che noi arriviamo lì, vediamo chi bleffa e andiamo avanti. Con una cosa bisogna chiarire, e dovete chiarirlo voi anche ai cittadini, perché mi sono fermato in un'automobile a fare un comizio, perché faccio queste cose, mi piace, arrivo con la macchina da solo, scendo, vado in un'automobile e ho fatto 2 o 3 comizietti lì. C'è quanti obblighi a girare, stavo lì però con quello, vedevo uno controllato, pensavo questo, mi ha obbligato a uscire di lì, usciamo di là così. Bene, noi siamo quelli lì, parlare con le persone, no? Io sono meravigliato da come sono le persone, io sono interessato alle persone, non essere interessante per le persone, non essere capire le loro storie, sono storie incredibili. Siamo quelli lì, dobbiamo andare, come ha detto prima, i mari, la risalita, dobbiamo andare lì dentro.
dall'estate ricomincio a... perché sono 4 giorni che vivo, inizio la corsa, comincio più alto d'Europa, inizio la testa. E non la vedete. Allora, io parlando, le massoncine dall'euro, io ho 3, ho 4 camion che girano a portare frutta, se mi aumenta del 30% il petrolio, tu mi rovini, grido. Io dico, guarda che il 30% aumenta il petrolio, ma tu non vai a petrolio, vai a gasolio. Noi non compriamo il gasolio, compriamo il petrolio e lo raffiniamo. Quindi il 30% di aumento del petrolio si ripropone al prezzo finale del gasolio di 5-6 centesimi. Non è questa grande catastrofe. E così la gente pensa che i miei risparmi in euro, cosa faccio, dove vanno a finire? Che li tieni? Li tieni banca in euro, in dollari, quello che vuoi. Sarà lo Stato che pagherà con una lira nuova a cambio un euro. Il debito pubblico, se abbiamo una svalutazione del 30%, il debito si svaluta del 30%, se hai un mutuo si svaluta del 30%, e nel contesto tutto ciò che esporti ha un lavoro in più, ha un valore aggiunto in più, perché esporti con moneta debole. È quello che non vogliono, perché noi siamo i più grandi manifatturieri d'Europa. Se riparte la nostra piccola media impresa, sono immediatamente qua. E poi il tema di deflazione, ci dobbiamo riprendere la nostra Banca d'Italia centrale, che alla potenza può stampare un po' di lire e di mettere nella circolazione. Ah, che concordo, continuo l'immagine del talk show. E il meno adesso è venuto Mentana qua, non può praticare da solo, dico, ma voi dovete venire, perché noi abbiamo bisogno di un'interfaccia del movimento. Cento Mentana, non hai capito un cazzo, ci sono centinaia di interfacce del movimento. Il movimento è orizzontale, tu sei abituato a parlare con partiti che sono vertici, tu parli con Renzi, ma Renzi è un leader. Renzi ha preso 400.000 iscritti in questo quest'anno, 400.000 iscritti, abbiamo più iscritti del PD, no? Il nostro prezzo del gas lo fa la borsa di Amsterdam. Ma vi sembra normale? Poi il nostro consumo di gas è andato in 10 anni da 85 milioni di metri cubi a 70 milioni di metri cubi. Sta diminuendo.
in Europa da 600 milioni di metri cubi, o miliardi, scusa, miliardi di metri cubi, è andato a 500 miliardi di metri cubi. Sta diminuendo il consumo di gas, ovviamente perché stanno chiudendo tutte le aziende, lo capisce anche un bambino, ma il prezzo del gas è sale. Qual è la legge di mercato? Io sono ragioniere di Genova. Non mi freghi, non sono le leggi. Le leggi sono che questi qui vanno là a Baku, si mettono d'accordo con dei 5 multinazionali, le banche danno i soldi perché bloccano il prezzo del gas per 20 anni, pensa alla concorrenza, non per aggiungere 500 miliardi di metri cubi loro 100, ma per sostituirne una parte. È pazzesco. Arrivano, prendono un tour di 800 km, passano sotto la Turchia, la Grecia, l'Albania, vengono sotto il mare Adriatico, sbucano in una delle più belle spiagge del Salento e lì dicono, i pugliesi dicevano, stramuoto, e dicevano, insomma, guardate che non si vede neanche un tubo, passa sotto, poi passa la spiaggia sotto la spiaggia. In mezzo agli ulivi centenari sorgerà, loro dicono, una piccola media centrale di decompressione, perché arriva a 170 atmosfere e devono passare a 70 atmosfere. Quindi lo mettono in mezzo agli ulivi, poi il tubo arriva lì, prosegue fino a Brindisi, si allaccia alla SNAM, con la SNAM prende i tubi della SNAM, arriva a metà Italia, da metà Italia un altro tubo, divide metà Italia fino all'Austria. Non è gas nostro. E gas che prendono col prezzo fissato in modo che le banche abbiano già il guadagno incorporato perché fissato per 20 anni e stoccano il gas d'estate e lo rivendono d'inverno quando il prezzo cresce. Questo è il mercato che c'è, ci hanno messo in mano. E la massoneria c'entra. Perché vince il ministro delle attività produttive, di ritorno si chiama, è un massone. Quell'altro, l'ex direttore generale di Terna, che distribuisce l'energia, è un massone. Io non ce l'ho con i massoni. I massoni non so se sono sconvenienti o convenienti per il paese, ma se vogliono dirigere il paese, fanno il partito dei massoni, si mettono in riga e vengono eletti, se no devono andare a fanculo. Fa una legge, diventa legge, diventata legge, dove toglie i finanziamenti alle rinnovabili e li dà al petrolio e al gas. Il direttore di Terna, quello che porta attraverso l'energia, dà le dimissioni, sentite, dà le dimissioni, fonda una società, una fondazione con 200 milioni di euro e con questa fondazione lui va a comprare le piccole, piccolissime, medie aziende del fotovoltaico e dell'olio che sono in crisi perché il massone Capoli ha fatto la legge per mandarle in crisi. Il giro si chiude. Allora, è questo il paese. Fanno un ponte che non porta da nessuna parte, poi fanno un ospedale e lo portano dall'altra parte del ponte, così il ponte ha una sua funzione. Fanno un inceneritore, l'inceneritore si tengono per 20 anni, il profitto per 20 anni che viene pagato da noi cittadini sulla bolletta per 20 anni. Parma è costato 175 euro, costa bruciare una tonnellata di immondizia, Brescia brucia 95, portare in Olanda 110 e hanno fatto un contratto per 175 euro a tonnellata per 20 anni. Basta, in mezzo ai prosciutti, in mezzo nella valle della alimentazione del mondo, fai un inceneritore, vedi, arrivi a Parma, c'è la vanilla, l'inceneritore, i formaggi e i maiali che ti guardano, ma che cazzo. Porca puttana. Allora, io potrei parlare di voi, no? Che lo spettacolo siete stati voi a venire qua. Siete stati, e qui a uno vorrei dirvi che noi volevamo andare domani. Tutti i parlamentari, tutti, ho chiesto io un favore personale se potevano farlo, sono tutti entusiasti ad andare a Genova. No, ma non si può, perché è andato all'Erta 2 domani, quindi
è una gravissima emergenza domani di nuovo, nella nostra città avvengono di nuovo le stesse cose dopo pochi anni negli stessi punti, vuol dire che non è più il caso, è un sistema che lavora così. Se andate a vedere, spendono 7 miliardi per la gronda e il terzo valico, fanno i cantieri sopra la ferrovia, smonta la frana, va sulla ferrovia e si interrompe il treno. La colpa di chi è del TAR? E la colpa di chi è? È loro, cazzo, di analisi matematica del loro software che ha una leggera incongruenza. Devono andare via immediatamente. E siamo sommersi da questa peste rossa da tutte le parti. Signore, non ci avremo altre vie che lo dirà a sparare. Tanti parlamentari sono abituati a sparare merda, che sia merda. Io non sono mai stato così sicuro che noi ci stiamo riappropriando della nostra anima. La nostra anima è questa, non è essere un'istituzione di opposizione. Noi non possiamo diventare un'istituzione. Lo saranno i nostri figli, noi siamo una causa che è deflagrata in tutta Italia. In 5 anni abbiamo fatto un lavoro che abbiamo fatto scomparire tutto il panorama dei partiti. E se vincevamo come abbiamo vinto le politiche, le avevamo vinte, cari signori, col 25%, se c'era un presidente che aveva un po' di dignità, ci dava l'incarico di formare un governo, invece di fare una discriminazione con dei condannati. Bene, cominciamo adesso, signori, comincia adesso, andiamo avanti con l'etico di cittadinanza e referendum, una conta firme per legge popolare per fare il referendum per uscire dall'euro. Se noi portiamo 3 milioni di firme in Parlamento, probabilmente, io credo, chi ha sempre votato per uscire ci darà il voto, quindi potremo anche essere la maggioranza del Parlamento, lo facciamo chiudere e andiamo a governare. Ho anche una critica con questi 600 operatori. Che cazzo fate? Ho dovuto buttare io un po' di spazzatura da casa, non c'era niente per te. Non possiamo farci prendere per il culo dalle televisioni. Vedete qualche cifra. Non c'era nessuno.
deve venire qua, viene. Siamo stati qui con la necessità. Sentite, allora noi ci lasciamo così, ma già che siamo qua tantissimi, perché? Mi è venuta un'idea, perché non facciamo due passi a vedere, a fare i testimoni di Napolitano? Noi non siamo carcerati, almeno fino adesso, potremmo permetterci. Dio mio, signori, speriamo. Speriamo che faccia presto anche Renzi ad affossare il paese. Speriamo! Oggi, a settembre, sono andati via 37 miliardi di euro di investimenti dalla borsa. Sono andati all'estero. Adesso le banche devono rimborsare 200 miliardi alla BCE per il famoso accordo LTRO, è quel giro di demenza senile economica che la BCE dà i soldi alle banche e le banche ne ridanno i soldi con il bond. Hanno ancora il 25-30% da pagare del nostro debito alle banche straniere, una volta pagato quello ci mollano come la Grecia. La Grecia col Job Act ha ridotto gli stipendi a 3 euro all'ora. Basta, non ce la faranno con noi. Saremo presenti se volete fare, magari ti vuole una mancettina adesso, lì. Piano piano. No, è lo scherzo. Noi siamo campiani. Campiani, non coglioni. Campiani. Ciao a tutti. Di nulla, ma tu prova.